Hai esagerato. Hai esagerato. Sì, hai esagerato. E vabbè, adesso non esagerare. Eh no, esagero sì, perché non si può. Uno è lì che sta mangiando con una ragazza. E tutto a un tratto, chi arriva? Arriva un cameriere. Uno crede che sia un cameriere qualsiasi, invece no, è lui il deficientone. Hai capito? Viene lì, ti fa gli scherzi, tira fuori la ciabola, parla della leonessa, tira fuori gli scampi, li fa verdi. Ma dimmi cosa può pensare adesso una ragazza di me? Dopo che è successo, cos'è che può pensare? E dimmi che cosa può pensare. Io non so cosa può pensare, capisci? Io non so. Posso dividere con te questo tremendo dolore che ti affligge? No, non c'è niente da fare. No, non c'è niente da fare. Sono triste. Vabbè, insomma, io dico... Se uno ha un amico che gli dice che va a prendere le carte e poi invece di andare a prendere le carte va a cena con una ragazza e non dice niente a questo amico che è lì che lo aspetta credendo che sia andato a prendere le carte. Ma insomma, io dico, ma porca di una miseria, perché non è invitato anche a me al ristorante? Che cosa ho io che non funziona a tavola? Cosa faccio? Sputo mentre parlo? Puzzo? Ho la scarlatina? Non fare quella faccia lì da imbecille! Guarda la tua piuttosto di una faccia. Ma lo sai che io ho preso un colpo nel momento in cui tu hai tratto il telefono in quel modo? Poi lo sai che ho preso un colpo e mi sono spaventato. Ma non fare il cretino, che era scarico! Ah, era scarico, lo sapevi tu che era scarico, deficientone. Io non lo sapevo, ho preso lo spavento, porco! Tieni giù le mani! Vuoi non alzare la voce? Non muovere le mani! Ah, ho capito. È quella lì la fuoriserie che hai visionato l'altra sera? Sì. È una macchina nuova. Sicuro che non è già stata immatricolata? Sicuro. Invece, secondo me, non solo è stata immatricolata, ma ha già fatto tutti i tagliandi. Siamo vicini alla revisione e sempre, secondo me, c'è tutto l'impianto elettrico da rifare. Cioè, adesso tu, con queste poche parole, vorresti farmi capire che lei... Che ha fatto un sacco di chilometri, che ha le gomme lise, è pericolosa, è facile uscire di strada. E dove la trovo adesso un'altra che sorride così? Perché? Come sorride? Lei sorride in un modo... è stupenda quando sorride. Ha questo modo di fare. Che sorridono così ne troviamo un sacco. Ma non è solo quello, è il modo di camminare che ha. È tutto un andamento, capisci? Lei quando cammina ha un portamento che è fantastica. Adesso non mi ricordo sta... lei quando cammina c'ha... Adesso vediamo se mi riesco, se mi ricordo, perché non sempre mi ricordo. È difficile, però mi sembra... è un déjà, visto? Mi sembra che cammina così. Già trovarne una che cammina così è più difficile. È andato. Molto pericoloso.